Città Sant'Angelo è stata nominata da Forbes come il sesto paese al mondo per vivibilità. Bene, vogliamo ampliarlo, vogliamo farlo conoscere, vogliamo aprirci al mondo. Ecco perché vogliamo battere tutte quelle strade che possono portare alla ribalta Città Sant'Angelo nel mondo. Città Sant'Angelo è una delle stazioni lungo la proverbiale Via della Seta e non perché è stata venduta a qualche magnate del petrolio medio orientale. Il comune è ancora in Abruzzo, in provincia di Pescara, ma divenne oggi internazionale grazie ai rapporti che si stanno instaurando con importanti paesi asiatici. Vogliamo percorrere quello che era stato già percorso dal mio predecessore, la Via della Seta, con dei patti con la Cina, con delle visite in Cina. Noi lo vogliamo rafforzare, ecco perché il 13 ottobre avremo la visita dell'ambasciatore russo e vogliamo stringere un patto di amicizia con l'Uzbekistan, che è un paese molto importante e strategico nell'Asia. L'Uzbekistan è un paese dell'Asia centrale, ex Unione Sovietica, e oggi è una repubblica semipresidenziale. Non ha sbocchi sul mare, ma è sempre stato un importante snodo commerciale. Qui sorgeva la leggendaria città di Samarcanda. Oggi, a maggioranza musulmana, l'Uzbekistan è un grande esportatore di oro e cotone e ora può vantare, tra le sue amicizie, anche Città Sant'Angelo. Perché il patto di amicizia si formula attraverso un contatto di due culture agricole, quella appunto del gesso, quella angolano, che dal 1800 già era attivo, adesso purtroppo è scomparso, e la cultura del gesso dell'Uzbekistan, in quanto è secondo produttore mondiale dopo la Cina di baco da seta, quindi di seta grezza. Il patto d'amicizia sarà suggellato con l'intermediazione dell'associazione culturale Viva la Solidarietà sabato mattina alla presenza dell'ambasciatore del paese asiatico. Questo sarà accolto dalle autorità angolane e accompagnato in un tour per le vie di uno dei borghi più belli d'Italia. La visita si concluderà nella sala consiliare del comune, dove verrà sottoscritto il patto. Un patto d'amicizia che sicuramente darà dei buoni profitti sotto l'aspetto culturale e anche economico.